Allora, ciao a tutti, siamo nei Colli di Luni. Oggi siamo dall'azienda agricola Ottaviano Lambruschi e oggi abbiamo Fabio, figlio di Ottaviano. Possiamo dire che questa azienda è stata una delle aziende, forse una delle primissime a produrre vermentino in un certo modo. Sicuramente Ottaviano è stato un pioniere già negli anni 70. Adesso Fabio, ci vuoi un attimo raccontare in sintesi la storia della vostra azienda e i ruoli delle varie persone che ricoprono attività? A te Fabio, grazie. Grazie, anzi, grazie dell'invito. Mi fa molto piacere di essere a parlare con te e con tutti gli amici di Slow Wine. E dunque, l'azienda cos'è? È nata nei primi degli anni 70. Mio padre cosa ha fatto? Ha fatto l'opposto di quello che facevano una volta le persone. È scappato praticamente dall'industria. Anzi, guarda, è qua, è vicino a me, e ora vi farà un saluto volentieri. Vedi, Ciao 90 anni, Taviano! sempre qua. Saluta, bravo, di ciao. Ciao! E quindi praticamente è stata una delle prime cose che ha fatto mio padre, è andare via dall'industria negli anni 70, quando la gente scappava dall'agricoltura per andare all'industria. Lui ha fatto l'opposto, dall'industria, perché lavorava nel settore lapidio qua vicino a Carrara, nelle cave di Carrara, è andato via dall'industria per poi passare all'agricoltura, perché era una sua grande passione, gli è sempre piaciuto creare qualcosa, vedere crescere la natura nelle sue sfaccettature più strane, dall'inverno alla primavera. Mio padre è un grande appassionato. Non è un lavoro per lui, per tutti noi, è una scelta di vita. Quindi i Certo. tempi sono scanditi dalla natura, come tutte queste cose. E ora io sono entrato in azienda alla fine degli anni 80, dopo che mi sono diplomato agrotecnico qui a Soliera, e ora stiamo mandando avanti l'azienda. Mia figlia, la più grande, che ha 26 anni, è già in azienda con me, quindi si occupa di tutt'altra cosa, si parla del commerciale, quindi io faccio più la parte amica, mi occupo di... Lei si occupa di tutta quella burocrazia, la parte che forse è la più noiosa, ma qualcuno deve farlo, quindi venga che mi sta dando una grossa mano in azienda. Ora, la nostra azienda è strutturata su circa 5 ettari, siamo io e mio babbo, vabbè, mio babbo, però più abbiamo dipendenti per sia fissi che stagionali, dipende poi dai periodi che sono durante la stagione. È un'azienda per i Colli di Luni, per la Liguria è un'azienda media, produciamo circa 40 bottiglie, quindi andiamo nel panorama nazionale, siamo una microazienda, ma per quanto riguarda la Liguria e il Colle di Luni siamo un'azienda media, potrei definirla. Quindi c'ha tutta la tecnologia che deve avere. I miei vini, per chi li conosce, sa che sono dei vini tecnici, quindi acciaio, non c'ha legno, sono vinificati in bianco, perché secondo me l'espressione massima del vermentino la dà l'acciaio e la vinificazione in bianco. Poi possiamo dire tante cose, però secondo il mio modo di vedere e di bere il vermentino, la massima espressione del vermentino la riesce a dare in questa situazione. Acciaio, vinificazione in bianco, temperatura controllata, imbottigliamenti a freddo, quindi secondo me è il suo habitat migliore. Poi possono essercene altri che ognuno Ecco, poi. prima di parlare dei vini, delle vinificazioni, come terreni hai corpo unico Diciamo oppure hai vari terreni, appezzamenti? no, abbiamo vari appezzamenti, infatti i nostri terreni sono su in collina, l'80% ce l'ho in collina, quasi direi dal 70, via, facciamo il 70% sono in collina, sono su due appezzamenti molto belli, uno è Costa Marina, si chiama Costa Marina proprio dal catasto, perché da quella parte lì si vede il mare, dove c'è il vigneto storico, che ora sta diventando forse in questi tempi qua, abbiamo anche così acquisito dei terreni vicino abbandonati, dove cerchiamo poi di recuperare qualcosa. E poi c'è il Maggiore, che è dall'altra faccia della collina, un terreno molto particolare, sono tutti
si chiama Maggiore perché è il più alto, da lì c'è una vista eccezionale, si vede il mare, si vede, è una cosa come Costa Marina perché si sente, si vede il mare, quindi sia il vino che le cose hanno questo influsso della, del vento marino che poi si, secondo me si risente nei vini. I terreni, il terreno, proprio il terreno è rosso, quindi è ricco di minerali, ci sono tanti ciottoli, sassi, difficile da lavorare, da gestire il sottofila, tante cose, però è un terreno difficile, le cose difficili danno di solito dei buoni risultati. Bisogna saperlo poi portare a fondo quello che ti riesce a dare il terreno. Quindi è molto importante sia la, il discorso del terreno, dell'uva bella, e poi è importante che quando arriva in cantina questa uva straordinaria, bella, non si rovina con delle tecniche o delle cose che possono danneggiare. Certo, ecco. In vigna utilizzi rame zolfo oppure hai altre... Ma guarda, noi non siamo altre... biologici, però noi siamo una cosa... Siamo meglio! Sì, il babbo dice, siamo meglio! Ventilato! Mio babbo è così, giustamente, e noi non siamo biologici, ma non siamo neanche convenzionali, siamo integrati. Una lotta integrata cosa vuol dire? Vuol dire che possiamo sia usare rame zolfo, sia usare se le situazioni ambientali non lo permettono, per portare a casa poi quello che è il nostro frutto, abbiamo la possibilità di anche andare su dei trattamenti diversi. Però se non servono è come quando uno non si sente male, l'antibiotico se non si sente male non lo prende, ecco, volevo dire quello, se poi uno si sente male se no viene la broncopolmonite, se non è altre cose di questi periodi. Però cerchiamo, ripeto, cerco di non usare altri prodotti, però ripeto, non siamo biologici, siamo integrati. Lotta integrata vuol dire che possiamo sia fare una cosa che farla l'altra in base alle nostre esigenze. Ho capito. Quindi voi avete quasi esclusivamente vermentino, no? Direi solo vermentino. Direi 90% è vermentino, su diversi cloni selezionati nel tempo. Sono impiantati, sono diversi cloni che una parte li ha trovati mio babbo nei vecchi vigneti, una parte sono dei cloni nuovi che abbiamo preso poi dai vari vivai. Anche per capire qual è il meglio, non è sempre detto che il meglio ce l'hai in casa, bisogna anche vedere, no? Si fanno delle piccole prove, dei piccoli appezzamenti e si vede questo e quell'altro. Io, la mia azienda, nel bene e nel male, io direi che il 90% è vermentino, il resto sono qualche grappolo sparso di rosso qua e là, e che infatti ne facciamo neanche 2000 bottiglie, e poi il resto sono altre piante di uva bianca che a volte non vengono. Ma veramente saranno in tutti i vigneti, ci saranno, non lo so, forse 30 piante che non sono di vermentino perché sono state sbagliate negli impianti. Però il 90% è uva vermentino, il resto è un po' di rosso e il resto sono qualche pianta di uva bianca che è fatta così. Però, la media dei vigneti? La media siamo intorno, i più vecchi hanno circa 25 anni, l'avevamo più vecchi, ma poi le varie alluvioni 2011-10 abbiamo dovuto estirparli e rimpiantarli perché non riuscivamo più poi a gestirli. C'è stato, siccome erano di collina, c'è state quelle due bombe d'acqua sia nel 2011 che nel 2012, abbiamo dovuto cercare di mediare, abbiamo dovuto fare poi delle strade, cose, ho dovuto poi toglierli per fare un drenaggio per via che non mi andava via tutto il vigneto, quindi mi è dispiaciuto, erano vigneti, però è forza maggiore, a volte bisogna fare delle operazioni drastiche per poi poter lavorare meglio. Ora stiamo rifacendo l'ultimo pezzo nuovo di Costa Marina, che saranno circa, poi io dovrei chiudere, circa un ettaro, 7000 metri, la parte più vecchia che la stiamo rifacendo ora. Mi è dispiaciuto perché erano vigneti, però purtroppo erano in situazioni e in combinazioni con gli eventi atmosferici che hanno dovuto, negli anni specialmente 2011, 12, 14, hanno fatto degli smottamenti e questo hanno dovuto intervenire. Ho capito. Per quanto riguarda la cantina?
Ma la cantina è una cantina tutta in acciaio, se vuoi io te la faccio anche vedere, se si può vedere, se vuoi vederla. Sì, se tiene il segnale possiamo provare. Il segnale te la faccio vedere, guardiamo se tiene il segnale. Allora, siamo di qua. Tieni il segnale, Maurizio. Si sta abbassando, no, adesso è tornato. Ecco, aspetta che nel buio poi la apro, siamo sotto. Allora qua, aspetta un secondo, ecco, se puoi vedere qua siamo entrati, questa qua è la cantina, sotto qua la casa, sì. Vedi, tutto in acciaio, come si può vedere, e... anche un attimo la luce. Però hai un segnale molto basso. Ecco, ora forse viene un po' meglio, perché mi sto avvicinando alla porta, siamo leggermente sotto il terreno, ecco qua, ecco questo. Quindi tutti i contenitori in acciaio. Ora ti sei fermato. Quindi allora dimmi. Le vasche praticamente sono in acciaio, l'uva viene dalla dal vigneto, venendo dal vigneto si fa sì che si fa una pressatura soffice con questa macchina che abbiamo qua fuori, che se si può vedere, la vedi? Sì. Dovresti vederla. Sì. Questa praticamente. L'uva arriva, viene schiacciata direttamente da lì, poi entra in cantina, il mosto, la parte solida viene messa fuori, il mosto rimane dentro, in fermentazione, dopo che è stata in fermentazione, travaso e via così. Poi tutte le pratiche di cantina durante il periodo invernale, pratiche di cantina sono i vari travasi, io ci tengo a dire che faccio poche chiarifiche, filtro poco, il necessario, però ecco... cerchiamo di essere, di dare una giusta cosa all'uva, al vino, al mosto, una giusta tecnologia, una giusta, poco invadente, però quando serve qualche filtro, però cerchiamo di invaderci proprio, cerchiamo di farlo crescere da solo il vino. Ecco, Ottaviano in tutte queste operazioni è sempre super presente, immagino, no? O in cantina non più tanto, in cantina mi ha dato carta bianca. In vigna c'è sempre da dire la sua, giustamente, in cantina, perché oramai la tecnologia, le cose così, anche se non so, però preferisce non mettere becco in cantina, però nella campagna lo mette sempre. Sempre presente. Vogliamo parlare un attimo della tua produzione, dei tuoi vini? Sì, il 2019 è stata un'annata, tra l'altro, non tanto ricca di prodotto, perché venivamo da una primavera abbastanza piovosa, dove nel periodo della legagione, nel periodo della fioritura, questo periodo qua, c'era freddo e vento, e lì ha fatto sì che si sono persi dei grappoli. Ecco, l'annata è un'annata, diciamo, dal punto di vista della qualità, direi buona, non ricca dal punto di vista della quantità, però con gli eventi che si potevano andare a pensare l'anno scorso e di quest'anno, da perché bene. Ecco. Io faccio sempre i miei tre vermentini normali, chiamati normale, vuol dire c'è cioè il normale, il Costa Marina e il maggiore. Il normale viene fatto con le uve che provengono dai vigneti che sono un po' più in basso e quei vigneti più giovani. Costa Marina è il vigneto principe e poi c'è il maggiore. Questi sono i due cru che faccio. Poi da quest'anno abbiamo fatto 1000 bottiglie di vendemmia, che è una chiamata così superiore. Perché sono 1000. Esatto, la DOC Colli di Luni permette questa dicitura, abbiamo fatto solo 1000 bottiglie, abbiamo vendemmiato queste uve un mese dopo, sono uve di Costa Marina, abbiamo lasciato indietro un filare
sarebbe bello poterlo fare su tutto, ma non lo possiamo fare perché, come dico io, abbiamo degli impegni nella vita, quindi bisogna dover dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Abbiamo ti volevo chiedere una cosa, scusa se ti interrompo, anche te volevo chiedere prima, ma era andato via il segnale. Fermentazioni. Fermentazioni sono fermentazioni in bianco, in assai. Ma usi lieviti o... Non sono lieviti che danno degli aromi particolari, sono lieviti neutri perché i miei vini hanno una caratteristica di avere un tasso alcolico abbastanza importante e la mia paura è che non riescano ad arrivare in fondo alla fermentazione con i suoi lieviti e dopo, se il vino non arriva in fondo alla fermentazione, ci sono una serie di problemi che è meglio usare qualche grammo di lievito e portare a termine la fermentazione nei tempi e nei modi giusti. Questa è la mia filosofia. Si cerca, ripeto, un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Non sono lieviti, infatti si sente benissimo che non sono lieviti aromatici, sono neutri, baiano, cercano di distruggere le ultime grammi di zucchero. Infatti i miei vini sono molto secchi, sono taglienti, perché la presenza di zucchero nel vino, secondo me, non è un bene per la salute del vino. Poi un vino, essendo i miei vini alcolici abbastanza, superano tutti i 13,5 gradi, ci possono essere dei problemi di arresti di fermentazione, e questi mi darebbero poi dei problemi lungo tutta la stagione e non mi sembra il caso di dover andarle a cercarle quando non ci sono. Ecco, quindi tornando, diciamo, al vermentino, diciamo, base, come periodo di vendemmia, qual è stato? Primi di settembre, il 10-12 di settembre, è una vendemmia che... Il primo che avevamo vendemmiato è stato uno dei primi, è stato il Costa Marina, perché essendo in collina l'uva era più pronta, l'abbiamo tolta prima. Il base è stato tolto una settimana dopo, il maggiore l'ultimo 15 giorni dopo. E poi per ultimo il vermentino superiore. Ecco, lì questo abbiamo... superiore era quello che era l'Ottaviano l'anno scorso? Bravo, esatto. Abbiamo chiamato così per dargli anche un po' più l'importanza. È stato fatto una vasca con una percentuale, una piccola piglia di raspatta, abbiamo tolto i raspi con le bucce una settimana, 6 giorni a temperatura controllata, anche questo in acciaio. Quindi c'è un piccolo contatto con le bucce, però sempre a temperatura controllata in acciaio. Ecco, in questo caso diciamo che poi dopo c'è stato fatto un taglio in una botte che era in fermentazione, non erano lieviti già presenti in un'altra vasca, quindi erano già in moto, quindi ha fatto sì che si è sviluppato tutto, è come se avessi fatto un piedicure, cioè un cuvée chiamato così. Ecco, la cosa simpatica, ripeto, mi sarebbe piaciuto farne di più, ma come dicevo prima, sono vini che poi se rimangono tanto in campagna, non si sa in un mese cosa può fare il tempo. In questi ultimi anni il tempo a fine estate oppure prima, i primi di autunno, così è sempre un po' pazzariello, quindi è meglio, sai, 1000 bottiglie può essere un gioco, un divertimento, un esperimento, tante cose, una tua sfida, provare diverse cose. Tutta la produzione non me la sento di dovermela rischiare per poi portare a casa sicuramente, però ripeto, abbiamo degli impegni nella vita che purtroppo dobbiamo cercare di dover rispettare. Certo. Due parole sul rosso? Beh, il rosso è una cosa simpatica, sono base Sangiovese, Canaiolo, Merlot. Quest'anno è particolarmente buono perché l'abbiamo segnato quasi all'ultimo, siccome ne faccio 1500 bottiglie, ne ho fatto 12 quintali, è particolarmente morbido, l'abbiamo vendimiato alla fine di settembre, l'uva era stramatura, e se no, noi, io penso che la nostra terra, la Liguria, è una terra da vini bianchi. Vini rossi, sì, ci sono, vengono fatti, vedi, poi anche le percentuali di uve che sono presenti nei nostri vini sono toscane, Sangiovese, Canaiol, lo Merlot che è internazionale, ecco, diciamo che un'uva principe da noi, ce ne sono diverse che però può esserci la Pollera che io non ho, la Massaretta che io non ho, perché secondo me io non ho forse i terreni adatti a questi tipi di uve, quindi preferisco, i miei terreni sono terreni da vermentino.
nel bene e nel male sono un buono vitigno, nel bene e nel male lo dico perché se le annate vanno male a volte avere un uvaggio con un'uva che regge di più le piogge, però perderei quello che io credo che sia la mia caratteristica del mio vermentino. Certo. Io, nel bene e nel male, come tutte le cose. Certo, certo. Ho impostato, non ho impostato l'azienda ad essere molto così dritta, specialistica su certe cose, su questi. Quindi è vermentino, non va, è vermentino e quindi è vermentino che sia. Ecco. Non faccio vini, altri vini, io, ecco, l'unica cosa è proprio il mio è vermentino, perché la zona, secondo me, questa è la zona principe d'Italia per il vermentino. Te lo volevo chiedere prima perché te l'ho fatto degli appunti. Come enologo agronomo ti fai aiutare da qualcuno? Abbiamo Bassi Galupi, che è una persona, forse nel mondo del vermentino è una delle più affermate in Italia, oserei dire, conoscitore del vermentino e della terra della nostra zona, è uno dei migliori, credo, in Italia. È anche direttore del consorzio, quindi una persona affidabile, ma, quindi che sa le cose, che conosce bene il territorio e il vermentino. Bene, bene. Benissimo, io ti ringrazio del tempo dedicato, è sempre un piacere vederti e spero di, appena passa questo momento, di fare un salto in cantina, che sicuramente è una cosa ben ben diversa. Comunque grazie, veramente. Grazie Fabio. Grazie a te Maurizio, ti aspetto e poi quando tu vieni sai che facciamo, andiamo a berci due bicchieri. Tanto per cambiare. Andiamo alla trattoria. Dai. Buon lavoro e buona guida. Ciao, grazie.